la verità, amici miei. Ciascun di voi già sa che io fui colei che il mondo un dì chiamava Mata Hari, donna di cuori, regina di denari. Mata Hari, la danzatrice, la cortigiana, la stella della Belle Époque, la spia che venne dal letto. Io avevo Parigi ai miei piedi. 42 e mezzo. Modestamente, quando i miei spasimanti volevano bere lo champagne nella mia scarpetta, solo col conto si rovinavano. Per una notte con me i banchieri fallivano, i politici trafficavano, i generali tradivano. E sì che ancora non andava di moda il petrolio. A quei tempi si vendevano soltanto piani segreti. Io ne avevo un armadio pieno. E pur di stare con me, i miei amanti dello Stato Maggiore cambiavano un piano al giorno, costringendo le truppe a faticosi e continui spostamenti. Una volta, nel colmo della Grande Guerra, una divisione francese fece tante di quei giri che alla fine, invece che sul fronte occidentale, si ritrovò a Catanzaro. E quando io eseguivo alle Folies Bergères la mia famosa danza del ventre, i giovani ufficiali presenti si buttavano dai palchi e non erano neanche baragadudisti. Una sera in camerino ricevetti tanti di quei fiori che, per non mandarli sprecati, quattro dei miei amanti si ammazzarono fra loro e se li portarono ai propri funerali. Ero tremendo monte irresistibile. A sedurre gli uomini già bastava il mio nome. Mata, vezzeggiativo di Margherita. Ari, accorciativo di Ari, fregamene un'altra volta che te lo giro. Di origine ero olandese, ma mi facevo passare per mezza giovanese. I siciliani a Parigi, vedendomi danzare, mi gridavano «Bedda somacia!» e mi staccavano i cavalli per rivenderli al circo Sindona. Io ero la spia di un mondo dorato e ben educato, in cui il vostro volgare spione non sarebbe riuscito a carpire neanche il piano di una partita a scopone. Allora si tradiva signorilmente. A letto lui mi diceva «Mata, siete una bomba!» E io insinuante «A di che tipo?» E lui, nella foga amorosa, mi descriveva minuziosamente il calibro, la miscela esplosiva, il detonatore, e io il giorno dopo passavo l'informazione sulla bomba ai tedeschi. Oppure io gli dicevo «Colonnello, siete un cannone!» E lui, ringalluzzito, si esaltava e diceva «Sì, mia adorata, io sono un 7-17, a culatta mobile, alzo automatico, filettatura tripla!» E l'informazione era mia. A quel tempo si faceva insieme l'amore e la guerra. Una volta l'addetto militare in Germania mi mandò a chiamare e mi propose «Mata, se farete la spia per noi, vi coprirò d'oro!» E io sono imbarazzata. È la prima volta che un uomo vuole coprirmi di qualche cosa. Di solito mi preferiscono nuda. Dice «Ma tu stavi coi tedeschi o coi francesi?» Con tutti e due, come ogni spia del resto. Lo spionaggio, in fondo, è quella cosa che se non ci fosse non se ne accorgerebbe nessuno. Sarebbe come togliere la X dalla schedina del totocalcio. Tanto, come diceva la Malfa, è inutile inseguire il pareggio. Quando mi fucilarono, io dissi «Mirate al petto!» E l'ufficiale che comandava l'esecuzione rispose galante «Madame, sono 10 anni che io miro al vostro petto!» E i fucilieri del plotone piangevano e nel puntarmi l'arma contro cantavano «Mira, mira, l'olandesina!» Mi colpirono qui, qui e qui. Mi sarei voluta aggrappare bella e fatale a una tenda, ma non ce n'erano. Spirai scivolando contro un muretto, per cui anche Greta Garbo, nel rifarmi in pellicola, si dovette arrangiare. I'm very sorry, Greta. Così è la vita. Anzi, perdono, così è la morte. Mata. Accorciativo di manna ammazzata. Tuttavia non rimpiango nulla. Quelli sì che erano tempi. Questi vostri sono tempi supplementari. La partita sta per chiudersi e tra poco qualcuno passerà i calci di rigore. Perché va bene, dico io, rubare un piano, ma non tutto il palazzo. Non sparate. Ho già fatto. Thank you.